Barone Vassallo, siamo all'11 luglio 2024. Buonasera a tutti. Parliamo di intelligenza? Parliamo di intelligenza artificiale? Sì, forse è arrivato il momento di parlarne. Adesso vi rivelo un segreto. Quando volete rimorchiare una donna bellissima, o anche un uomo, sapete qual è il vero trucco per rimorchiare? Fingersi stupidi. Se voi ci fate caso, tutti quelli che hanno tante ragazze, o anche all'opposto, sono persone che fondamentalmente sono stupide. Però rimorchiano. Rimorchiano l'altro sesso in una maniera eccezionale, eccellente, anche rispetto a delle persone che magari sono intelligenti, che sono colte, che utilizzano il cervello. Perché tutto questo? È chiaro, adesso apro parentesi e la chiudo. È chiaro che dopo un po' la stupidità scoccia. Però come approccio è la chiave più semplice per approcciare un partner, fingersi stupidi o essere stupidi. Perché? Perché l'intelligenza è pericolosa. Immaginate voi di avere vicino a voi una donna intelligentissima. Alla prima possibilità che le viene data di vendicarsi, sarà tremenda. Idem un uomo. Invece, se uno ha un partner che non è molto intelligente, dorme su due guanciali. E allora, partendo da questo presupposto, se è pericolosa l'intelligenza di un essere umano, che comunque nella maggior parte dei casi non è eccelsa. Sì, è vero, ci sono menti eccelse, quello sicuramente. Ma nella maggior parte delle persone l'intelligenza non è eccelsa. Quindi pensate voi quello che può combinarvi l'intelligenza artificiale. E perché faccio questo esempio? Qualche giorno fa mi mandano un link WhatsApp in cui c'era un personaggio famoso, non ricordo se Giorgia Meloni o un personaggio dello spettacolo, non mi ricordo perché l'ho guardato così, che parlava di investimenti a altissimo rendimento, cui bastavano soltanto 250 euro e avevi praticamente la rendita per tutta la tua vita. Non gli ho dato neanche peso, ho lasciato perdere, ho dato un'occhiata così, neanche ho risposto alla persona che me l'ha inviato. Quest'oggi invece mi arriva di nuovo da una persona anche molto intelligente un link molto simile a quello che avevo visto settimane fa, in cui c'era tutto il discorso di Pier Silvio Berlusconi, il quale diceva che per l'anniversario della morte del padre voleva fare un'operazione finanziaria che costava soltanto 250 euro, con il quale avresti avuto poi una rendita ad vitam praticamente altissima. E allora, naturalmente, sappiamo che gli asini non volano, ma sappiamo anche che se provi 10 volte, probabilmente l'undicesima andrà bene. Era il disegno di marketing di Fabrizio Proietti, quello che diceva: "Vi vendo gli orologi a 3 milioni". Non so se vi ricordate, quello da cui i fichi d'India hanno tirato fuori Ararara. Era anche il sistema di Vanna Marchi e di tanti altri. E allora vado a fare un po' di ricerche e sono tutti video generati con intelligenza artificiale.
Ad oggi l'intelligenza artificiale può farvi vedere dei video che possono avere come protagonisti qualsiasi persona voi conosciate e fargli dire tutto quello che questi vogliono. Pensate, sono arrivati anche a fare delle truffe telefoniche a delle persone anziane, delle donne, in cui fingevano, grazie all'intelligenza artificiale, grazie al fatto che si può anche clonare la voce della persona, di essere il nipote in difficoltà che aveva bisogno di denaro, eccetera, eccetera. Non è più come prima, che c'erano intermediari che dicevano che terze persone avevano bisogno. Adesso, con l'intelligenza artificiale, sarebbero capaci anche di chiamare a una persona con la mia voce, con la vostra voce, con la voce di chiunque. E probabilmente anche creare un video con una testimonianza, creare un video con delle parole fatte a tavolino. È chiaro che per chi si mette a cercare il pelo nell'uovo si capisce che sono video falsi. Però immaginate una persona che magari si trova in un momento di difficoltà, che non ci pensa, che ha dei problemi alla vista. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre che a togliere lavoro, perché sta togliendo lavoro non si sa quanti milioni di persone, pensate che hanno inaugurato pochi giorni fa in Cina la prima fabbrica totalmente senza operai. Potete trovare la notizia sul web. Diventa anche un pericolo reale, perché tutto quello che è intelligenza, e in questo caso un'intelligenza capace di mille milioni di combinazioni, diventa un rischio enorme. Probabilmente in futuro ci saranno delle calmierazioni, ci saranno delle normative, ma attualmente mettetevi in testa che l'intelligenza artificiale, adesso agli albori, comunque conosciuta ancora da pochi, può veramente fare danni incredibili. Vi invito ad andare a vedere il video di Pier Silvio Berlusconi, cioè finto, costruito con l'intelligenza artificiale, in cui lui parla appunto di questa possibilità di guadagno, la quale è totalmente inventata, totalmente costruita con l'intelligenza artificiale. Andiamo incontro a grandi cambiamenti, andiamo incontro a grandi pericoli. E adesso è il momento in cui ancora di più bisogna stare attenti. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.